Temptation Island 2021. Filippo Bisciglia, svela news e retroscena. Temptation Island, il reality estivo per eccellenza, sta per ritornare su Canale 5 con una nuova e scoppiettante stagione. Al timone, anche per quest'anno, l'amatissimo Filippo Bisciglia. Il presentatore, ed ex GFino, ha deciso di svelare in anteprima alcuni dettagli sulla nuova edizione del reality dei sentimenti e ne approfitta per togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe. Nella sua lunga intervista, rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Bisciglia comincia con lo svelare alcune curiosità su coppie e motivazioni che le hanno indotte a prendere parte al programma. Torna indietro con la memoria, Filippo, e tra le tante e diverse coppie che ha conosciuto, menziona una in particolare che gli è rimasta nel cuore. Si riferisce ad Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo. Il conduttore fa notare che la loro storia è risbocciata proprio grazie allo show delle tentazioni. Il percorso di Alessandra ed Emanuele è stato piuttosto tortuoso. Lui decise di chiudere la loro relazione durante il falò di confronto, ammettendo il suo interesse verso una delle corteggiatrici. Ma il giorno dopo, Emanuele confessò di non poter immaginare, nemmeno per un minuto, una vita senza Alessandra. Richiese così un incontro finale con lei. I due lasciarono il programma insieme. Oggi sono sposati e hanno messo su famiglia. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Filippo torna poi ancora indietro nel tempo e ricorda invece alcuni dei personaggi che più di tutti lo hanno fatto divertire. Parla di Francesco Chiofalo, conosciuto come Lenticchio, e di Katia Fanelli, la fotonica bionda della scorsa edizione di Temptation Island. Filippo ammette però di essere rimasto in rapporti confidenziali con quasi tutti i concorrenti del reality, a cui talvolta offre ancora oggi anche dei consigli. Ammette, poi, divertito, che una volta fu invitato a parlare anche con la mamma di una delle fidanzate, che tanto voleva conoscerlo e parlare con lui. Il merito del suo successo, Filippo Bisciglia, lo dedica tutto a Maria De Filippi. Si rivolge a lei, definendola un genio e una donna dal cuore generoso. Filippo dice che la De Filippi aveva capito fin dall'inizio che il programma doveva essere condotto da un personaggio come lui. Schietto, deciso e un grande ascoltatore. Bisciglia continua a ringraziare Queen Mary per avergli aperto le porte del piccolo schermo, facendolo entrare ogni estate nelle case degli italiani. Filippo adora essere al timone di Temptation Island. Dice di condividere ogni momento con la troupe di lavoro e la produzione. Afferma di svegliarsi all'alba per prendere lui stesso parte alle riprese e di dare una mano ai cameraman e agli autori. Insomma, il reality dei sentimenti è diventato per lui una seconda famiglia. Sulla nuova edizione che sta per partire, il conduttore si sbilancia, dicendo che vedremo sei coppie, diverse dal solito, e che si daranno del filo da torcere tra di loro. Amori e gelosie, ancora una volta al centro dell'attenzione. Attesi colpi di scena, pianti e abbandoni. Filippo confessa poi di essere una persona molto scaramantica. Deve, ad esempio, avere sempre in tasca un accendino giallo che compra il giorno prima di partire e che regala alla truccatrice alla fine del reality. Inoltre, prima dei falò, ammette di dare il 5 a tutti, proprio tutti, come segno di buona fortuna. Durante l'intervista gli viene poi chiesto cosa ne pensasse dei vari pseudo-reality che stanno nascendo su reti e piattaforme di streaming, quasi a voler copiare il format di Temptation Island. Come la sua collega, Raffaella Mennoia, anche Filippo dice che il reality dei sentimenti mariano non vive alcuna concorrenza. Tutti possono parlare di amore e gelosie. La differenza la fa però la conduzione e la squadra di lavoro. Con questa stoccata conclude la sua chiacchierata con i giornalisti e dà al pubblico appuntamento, tra poche settimane, con la nuova edizione di Temptation Island. Vi piace questo programma? E la conduzione di Filippo Bisciglia? Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace! Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.